Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato così numerosi anche oggi pomeriggio, un sabato pomeriggio che non è proprio il momento più semplice in cui organizzare incontri, ma l'argomento è importante, interessante e vi ringrazio per aver deciso di partecipare. Io insieme a Mario abbiamo contribuito, in qualche modo sostenuto gli incontri di questi giorni. Io, ma credo di parlare anche a nome di Mario, siamo molto contenti, proprio come amministrazioni, per queste due per queste iniziative. Dico due, ma in realtà si aggiungono gli incontri con i ragazzi, che credo siano stati un parte importante di queste due giorni. Io, per chi non c'era ieri sera, presento Salvatore Inguì, che oggi è nella veste di responsabile di provinciale di Trapani, giusto, di Libera, e Stefano Tosetti, che invece è in rappresentanza di Libera Como, di Como. Quindi oggi il tema è la lotta alle mafie, ma credo, penso che loro lo potranno testimoniare meglio di noi, la lotta in senso positivo, cioè riuscire a creare solidarietà, sviluppo su terreni, in senso proprio generale, terreni macchiati dalla presenza della malavita. Como, la provincia di Como, non è assolutamente libera da questo problema, anzi qui forse è persino più subdolo e più pericoloso per alcuni aspetti. Quindi credo che oggi sia un'occasione importante anche per noi tutti per riflettere, per capire cosa possiamo fare nel concreto per lottare contro la mafia anche qui. Io la chiudo in fretta e lascio la parola ai relatori, che si auto moderano, ho capito? Ok, grazie. Allora, nella prospettiva di automoderarsi, abbiamo un po' convenuto la scaletta di questo pomeriggio, nel senso, a me l'onore di aprire, e porto semplicemente l'esperienza di Libera Como, una realtà che, a differenza di quella che poi racconterà Salvatore, esiste da poco tempo, perché esiste da poco più di un anno. Un anno fa, nell'ambito della Fiera d'Isola che c'è a Villa Guardia, una serie di associazioni del territorio comasco, di vario tipo, di varia natura e di vario impegno, hanno deciso di costituire anche a Como una presenza di Libera, che è un'associazione che affonda le sue radici in un impegno civico di quasi 20 anni fa. Nasceva a Libera all'indomani di quella stagione di terrore e di sangue che aveva insanguinato Palermo. Nasceva a seguito di un percorso che voleva cambiare alcune cose, a cominciare dal dotare lo Stato di alcune armi più affilate. La legge sulla confisca e la riutilizzo dei beni confiscati, nacque un movimento di raccolta firme nazionale. Una volta fatto quello, si passò alla costituzione dell'Associazione Libera. Da lì, pian piano, si è diffusa, ha lavorato e con un po' di tempo e un po' di ritardo è arrivata anche qui a Como. È una realtà, siamo una realtà abbastanza varia. Siamo all'incirca un 130-140 soci singoli, ma soprattutto siamo una quarantina di associazioni di vario tipo, e per vario tipo intendo associazioni di volontariato, sindacati, gruppi scout, anche una parrocchia ha deciso di aderire formalmente a questo coordinamento che è Libera Como, che è una realtà libera, per statuto è una realtà non strutturata, molto, molto libera. Nel senso che privilegia l'impegno che ciascuna realtà nel suo ambito di lavoro già fa contro le mafie e per la diffusione della cultura della legalità. Tra i nostri soci fondatori abbiamo già delle realtà che già facevano
questa rete sul nostro territorio, il coordinamento Comasco per la Pace, l'associazione Isola che c'è, abbiamo dei sindacati che hanno aderito. E, forti di questo mosaico di forze, di realtà e di competenze diverse, abbiamo iniziato a muovere i nostri primi passi, soprattutto in alcune direzioni. Principalmente uno degli impegni che abbiamo svolto maggiormente sul territorio è stato l'organizzazione, anche su richiesta, dietro richiesta, l'organizzazione nelle scuole di percorsi formativi, di giornate di approfondimento o di semplici testimonianze. E un altro filone invece è quello di portare la testimonianza di testimoni di giustizia piuttosto che di protagonisti che a vario titolo hanno combattuto la mafia e combattono la mafia. E di questo ci siamo, abbiamo collaborato molto strettamente col coordinamento Comasco per la Pace. Di più non mi viene da dire, nel senso che io ho interessato a sentire anche la testimonianza di Salvatore, perché arriva da un altro territorio, da un'altra realtà e ha una storia molto più lunga da raccontare. Poi, automoderandoci, proviamo magari ad andare avanti in questo racconto. Io preferisco parlare questa parte, così possiamo anche spegnerlo, perché sennò io ce la faccio. Grazie. Ieri, Giacomo, molti di voi siamo incontrati, ieri ero nelle vesti di assistente sociale del Dipartimento di Giustizia Minorile, oggi mi sono messo il costumino e sono nelle vesti di Libera. Ha detto bene, Libera ha senso perché in realtà non è una associazione, ma è un insieme di associazioni, e se ci fate caso, infatti il nome per intero è Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, è tutto declinato al plurale, non c'è una parola singolare, e questo non è importante, e volendo è anche un po', per certi versi, apparentemente un elemento di debolezza, il fatto che all'interno di Libera convivono dagli scout cattolici alle fila anarcoidi, dall'Arci dico, è un panorama variegato. In alcuni luoghi siamo visti come pretaioli, in alcuni altri luoghi siamo visti come l'estrema sinistra. Questo che per certi versi può sembrare un elemento di debolezza, perché non c'è quindi una struttura forte, piramidale, che segue un orientamento ideologico piuttosto che religioso, no? Di contro però è una forza, perché ci obbliga costantemente a quel dialogo interno e a quella condivisione che ci permette di evitarci la strutturazione di un pensiero forte, che è il pensiero arroccato di chi ha la pretesa di aver capito tutto. E noi questa pretesa non l'abbiamo, ma non perché siamo finti modesti, ma perché realmente la differenza di territori è tale che impone strategie differenti. Molti pensano che il movimento antimafia in generale sia nato all'indomani delle stragi di Capaci e D'Amelio, e poi le stragi del 93, del 92, e poi le stragi del 93 a Firenze, del Georgofili, Milano e Roma. Noi siciliani abbiamo invece l'orgoglio di poter dire che l'antimafia è di gran lunga preesistente, e spesso come battuta provocatoria diciamo l'antimafia da nostre parti è nata prima della mafia, e mentre siamo famosi in tutto il mondo per aver esportato la mafia, o perlomeno così ci viene detto e per molti versi è vero, non viene sufficientemente sottolineato quanto invece abbiamo esportato modelli antimafiosi, e la storia ce lo consegna attraverso non solo singoli personaggi ma attraverso movimenti. Ora non voglio farvi una lezione di storia, però basta guardare il periodo dei fasci siciliani e il periodo
appena appena post bellico, dopo la seconda guerra mondiale, la strage in Sicilia, parlo della Sicilia perché vengo da lì, ma non è solo la Sicilia, è un po' tutto il meridione d'Italia, la strage di sindacalisti, contadini, operai, capipopolo, la strage che annovera nomi famosi e nomi meno famosi ai più, da Salvatore Carnevale a Vito Pipitoni a Marsala, Placido Rizzotto, magari forse questo è il nome che a voi viene più noto, a Curso Miraglia a Sciacca, potrei citarmene decine e decine sino ad arrivare quasi a 100 nell'arco di pochi anni. Quindi in qualche modo la Sicilia è come se avesse prodotto un tentativo di lotta contro un potere che allora non chiamavamo mafia, ma che era comunque il potere forte di chi deteneva il possesso delle terre e non consentiva l'applicazione di una legge, la legge Gullo, che prevedeva la possibilità che nelle terre dei padroni potessero lavorare i contadini tutelati per i loro diritti. Gli stessi proprietari terrieri, opponendosi ad una legge dello Stato, siamo nel dopoguerra, nel 45, difendevano i propri territori armando i propri campieri, che erano appunto i gabelloti. Per rivendicare il proprio diritto a lavorare la terra, i contadini quindi simbolicamente occupavano quelle terre, ma solo simbolicamente, cioè invadevano il terreno, davano due colpi di zappa ed era la loro protesta che puntualmente veniva soffocata dalle armi dei gabelloti inviati dai proprietari terrieri. Perché vi dico questa cosa? Perché oggi spesso sento dire: oggi la mafia non è più Coppola e Lupara, oggi la mafia ha una connotazione altra che la borghesia e i colletti bianchi. Storicamente questa affermazione è sbagliata, perché la mafia, per essere mafia, è sempre stata connotata da un potere forte, il potere della borghesia, dei colletti bianchi, della nobiltà, che ha consentito a un gruppo di criminali di avere un rafforzamento tale che oggi possiamo definire mafia. Perché se no sarebbe alla stregua, lo raccontavo ieri ai vostri figlioli della scuola, perché se no è alla stregua di una banda criminale. Perché? Qual è la differenza tra una banda di criminali e un gruppo che noi diciamo associazione mafiosa? Qual è la differenza? Ieri dicevano ai vostri ragazzi la violenza, altri dicevano l'arroganza. Non è questo l'elemento sufficiente per definire che quel gruppo è un gruppo mafioso. Il gruppo mafioso ha delle caratteristiche ben precise ed è il collegamento con la finanza, il collegamento con la politica. Se mancano questi due elementi, non è un gruppo mafioso, è un gruppo malavitoso. Un gruppo che in qualche modo ha fatto da semicriminale e semimafioso, ed è noto a tutti, è l'esperienza della banda della Magliana, che era un gruppo criminale che ha tentato l'aggancio con la politica, l'aggancio con i servizi segreti e l'aggancio con altri poteri forti, ma è durato in poco tempo. Se quella che noi chiamiamo mafia non avesse avuto sin dalla prima metà dell'Ottocento già allora gli agganci con la politica e con la finanza, sarebbe stato un fenomeno alla stregua della banda della Magliana e si sarebbe esaurito nell'arco di tempo della vita delle persone che la componevano. Se invece oggi vantiamo una mafia in Sicilia quale Cosa Nostra, o una mafia in Campania quale la Camorra o la 'Ndrangheta in Calabria o la Sacra Corona Unita nelle Puglie, è perché queste organizzazioni criminali hanno potuto ben agganciarsi con queste due entità. Ecco perché compongono la costellazione variegata delle mafie. A riprova di quello che vi sto dicendo, c'è un elemento
ritengo sufficientemente inquietante, che per un periodo sembrava appartenere alla leggenda, e invece è storicamente vero. Lo sbarco degli alleati americani in Sicilia avviene dopo che i servizi americani hanno intessuto relazioni con la Cosa Nostra, con la mafia americana, che ha fatto da ponte con la mafia siciliana. E Lucky Luciano, allora detenuto nelle galere americane, è stato contattato dai servizi dell'esercito americano. Lucky Luciano ha avuto una serie di agevolazioni personali e lui l'ha estese ai mafiosi detenuti nelle carceri di Favignana. Favignana è un'isola prospiciente Marsala, la città dove abito io. A riprova del servizio fatto dalla mafia siciliana agli americani, quando dopo la guerra si iniziò a impostare un sistema politico quale i sindaci, per esempio, no? La maggior parte dei sindaci dei comuni siciliani furono dati in mano a personaggi come Calogero Vizzini, ne cito solo uno, ma ne potete citare molto di più, che erano notoriamente i boss della città. Ed è come se noi abbiamo avuto la, come posso dire, il marchio, vi verrebbe da dire la legalizzazione della mafia, cioè la mafia è stata assunta a potere riconosciuto. Voi ricorderete, o avete sentito parlare senz'altro, della strage di Portella della Ginestra. Porta Ginestra è una zona tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, insomma, è la zona del Mezzoiuso, la zona in provincia di Palermo. No, la storia non ci ha consegnato una verità giudiziaria, ma c'è una semi-verità, in quanto il mandante riconosciuto della strage di Portella Ginestra, assieme ad altre entità rimaste oscure, era il principe di Aliata, cioè una delle persone più influenti della politica e della finanza siciliana, principe di Aliata, il quale è stato denunciato, processato quale mandante della strage di Portella Ginestra, ma chiaramente è stato assolto. Per cui la storia ci consegna come unico responsabile quel deficiente di Salvatore Giuliano, che ha fatto di sé un mito, gli altri hanno fatto in modo che lui apparisse un mito, come se fosse lui la mente e l'esecutore materiale di non solo quella strage, ma di tutta una serie di stragi che in quel periodo sono susseguite. In realtà dietro di lui c'erano ben altri poteri, quelli che poco fa vi ho citato. La mafia ha queste connotazioni. Se noi continuiamo a pensare alla mafia, come raccontavo ieri ai ragazzi, Totò Riina, per carità, bisogna anche sottolineare la furbizia, la capacità, la potenza di penetrazione dell'azione di questi personaggi nel loro tessuto sociale. Dicevamo ieri, alla base comunque, ciò che veramente sostiene la mafia è un humus culturale, consenso della gente. Allora, è come dire, l'organizzazione criminale che noi chiamiamo mafiosa è implicata con la finanza e con la politica, ma è sostenuta da una mentalità che è il consenso popolare. Senza questo consenso popolare la mafia avrebbe le ore contate. Quando noi facciamo questi discorsi sembra quasi che lo dobbiamo buttare in politica intesa in ideologia. Vi assicuro che non c'è nessuna tendenza legata a partiti. Cerco di essere quanto più possibile legato ai fatti storici. Però quando noi pensiamo che il capo dei capi della Cosa Nostra era Totò Riina, un emerito analfabeta, capace di una violenza, di una ferocia inaudita, ma incapace di leggere e di scrivere, io dicevo ai vostri ragazzi, immaginatevi questo Totò Riina, per quanto furbo e carogna, capace di aprirsi un conto corrente personale, incapace. Immaginate come quindi un Totò Riina,
capo dei capi della Cosa Nostra, poter muovere in giro per il mondo quei capitali, allora proventi del traffico internazionale di droga, o frutto del racket, del pizzo, o delle tangenti per gli appalti, o del traffico di armi. Lo spostamento di miliardi di lire, e oggi sono miliardi anche di euro, in giro per il mondo. Totò Riina non l'avrebbe mai saputo fare se alle sue spalle qualcuno per lui non avesse governato gli aspetti economici, finanziari dell'organizzazione. Se la finanza può governare gli aspetti economici dell'organizzazione è perché comunque c'è una legislazione che può consentire, per esempio, che nessuno ficchi il naso nei conti correnti nelle banche, per esempio svizzere. Le leggi le fa la politica. Ecco perché è necessario, per poter parlare di mafia, che queste tre entità, Coppola e Lupara, economia, finanza e politica, stiano assieme, sostenuto da una condivisione popolare che si regge su una capacità che invece hanno avuto gli uomini d'onore di fare un marketing interessantissimo, legato al fatto che molti capi mafia si sono rappresentati, e a qualcuno ha consentito loro di rappresentarsi, come dei benefattori. Senza andare troppo lontano, mi ricordo mia nonna che, parlando di alcuni personaggi delle cittadine che noi abitavamo, nel riferirsi a questi personaggi spesso si usava l'espressione: è un bravo cristiano, aiuta la gente, è una brava persona, aiuta la gente. E i capi delle famiglie mafiose della Sicilia, ma non solo la Sicilia, hanno fatto slogan di questo loro atteggiamento. La maggior parte erano considerati dei veri e propri paceri, dei veri e propri paceri nelle discordie di quartiere, di cortile, di famiglia, quando non addirittura capaci di intervenire nel far ottenere alle persone quelle che noi oggi sappiamo essere dei diritti, ma che allora venivano, allora come ora, venivano rappresentati non come diritti ma come favori. E allora c'è un altro elemento: la mafia o le mafie possono radicarsi in quei luoghi dove è maggiore la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Più si acuisce la distanza tra i cittadini e le istituzioni, più facile è l'incunearsi della mafia e la sua espansione, dilatando ulteriormente questa distanza. L'esempio banale che vi posso fare: se io mi rubano il motorino e vado dai carabinieri, e già il carabinieri dice: guarda, sono 2:15, allora stacchiamo, passo domani mattina. Vado lì domani mattina, ci sto una giornata a compilare moduli e modulini, il carabinieri stesso già è più stanco di me di farmi compilare, e mi fa la battuta: sì, ma tanto sto modulino Sabida Storo non è arrivato, perderemo del tempo, comunque fa... Io perdo la fiducia verso una istituzione, e probabilmente domani mi verrà più facile andare lo zio Totò di turno e dire: zio Totò, mi squagliamo motorino, e lui mi risponde: figlio mio, non ti preoccupare, entro stasera la trove. O a trovare un motorino o a trovare un avocio, ma un motorino ti spunta. È efficiente, è efficace. Non si capisce, capire. Se io per poter ricevere un certificato di nascita dal comune devo chiedere il favore, perché attraverso la sua trafila normale devi impiegare 20 giorni, oggi so che è più automatico, le cose vanno più celermente, ma fino a qualche anno fa, per io avere un certificato al comune di residenza, aspettavo 20 giorni per un foglio di carta con un timbro, con una mano. C'era possibilmente quell'impiegato compiacente che mi diceva: non ti preoccupare, in 5 minuti, 3. Io rimanevo necessariamente in condizione di dover essere grato a quel funzionario che mi aveva favorito, ma quel favore è un mio diritto, che però mi viene pensato come favore. C'è un'espressione, sono bambini qua, no, c'è un,
ti devo dire una parola. C'è un'espressione che è tipica della cultura mafiosa che è seguente. Ugumannare è meglio rufuttere. Che non lo traduco letteralmente, però il senso qual è? C'è il piacere dell'esercizio del potere che va molto al di là della restituzione economica. Poco fa ci citavano i beni confiscati alle mafie. Ci sono certi beni confiscati che noi cerchiamo in qualche modo di, e poi vi spiego meglio cosa facciamo, comunque che noi attenzioniamo, che sono delle case dentro cui io non ci farei stare manco il mio cane, dei terreni, dei appezzamenti di terreno con delle case, e tu pensi lì ci abitavano i boss della mafia con tutti i loro miliardi quando hanno arrestato a Bernardo Provenzano nella stalla di Consava dei cavalli che mangiava ricotta e cicoria. Ci ha fatto pena tutti quanti, sì, con la prostata, col pannolino, il capo dei capi dopo Dottorina Provenzano con la prostata, il pannolino, ricotta e cicoria. In realtà la costellazione infinita di piccoli appezzamenti di terreno non sono tanto importanti per la loro valutazione economica, ma perché sono una presenza capillare che consente un controllo. E veramente nei nostri territori qualsiasi cosa tu faccia, una vecchia frase, no? Le mura hanno orecchie, ids te sentono, qualsiasi cosa, tant'è vero che una volta la parola mafia non si pronunciava, i nomi delle persone, anche l'intimità, non si facevano, si facevano allusioni, occhioli, perché le mura hanno orecchie e loro, gli altri, possono sentire. La loro possibilità quindi di essere presenti anche attraverso piccoli appezzamenti sono segnali di una presenza capillare che è il controllo. Allora, è come, se dovessi fare un parallelismo, è come la presenza delle casermette dei carabinieri nei territori, no? In teoria per la legge, no? Ogni casermetta dei carabinieri è un punto di riferimento territoriale ed è il baluardo della giustizia. Analogamente, è quasi in concorrenza vincente, questo fanno i boss mafiosi, mettere dei piccoli presidi. Non ha importanza quindi quanto quella villa, quella casupola abbia un valore economico, è importante il fatto che chiunque di quel circondario possa avere un problema sa a chi rivolgersi, sa dove andare. Nel passato, dal furto delle pecore a oggi, ad investimenti economici. Quindi oggi dire la mafia non è più coppola e lupara, oggi la mafia è invece appannaggio dei colletti bianchi, è dire una falsità, è non riconoscere un fatto storico, e la non conoscenza non ci aiuta a dirigere meglio il nostro impegno di lotta contro le mafie. Io ritengo che oggi ci siano dei movimenti sociali, culturali, che sino a qualche anno fa non c'erano. E non accetto chi dice tanto non cambierà nulla, le cose sono rimaste immutate, quello che c'era prima c'è adesso, o come dicono in Sicilia ancora, la mafia non morirà mai. C'è ancora questa visione epica, titanica della mafia. La mafia non morirà mai. Noi sappiamo che oggi avvengono delle cose che 15-20 anni fa erano impensabili. È il primo elemento di sgretolamento della potenza del pensiero mafioso è dato dai pentiti. Possiamo aprirlo il dibattito sulla reale posizione etico-morale di chi si professa pentito. Sappiamo perfettamente che questi pentiti sono pentiti per certi versi in falsità, perché il loro pentimento nasce in cui cominciano a vedere le sbarre, cominciano a capire che è più facile oggi uscire fuori dopo aver ricevuto delle condanne per mafia. Molti di questi sanno che hanno collezionato tanti di quegli ergastoli che non usciranno più, e boss mafiosi del calibro di Giovanni Brusca, per esempio, dopo una settimana di 41 bis era già pentito.
al di là delle nostre valutazioni etico-morali, c'è un dato di fatto oggettivo: il pentito che collabora con la giustizia e consente il riscontro alle sue affermazioni è una bomba, perché consente intanto di conoscere meglio degli aspetti della mafia che noi diversamente non avremmo mai potuto conoscere, che sono gli aspetti più intimi, al di là della coreografia della pungiuta e del rito della sanduzza bruciata tra le mani, che attiene al folklore per quanto sia vero. Ci consente invece di conoscere la politica della mafia. Ma c'è una cosa più importante: l'impatto che ha sulla gente pensare che il boss mafioso... I mafiosi non sono mai definiti mafiosi. I mafiosi si autodefiniscono uomini d'onore. Buscetta non parlava di mafia, Buscetta parlava di onorata società. Buscetta diceva: noi siamo l'onorata società, noi siamo gli uomini d'onore e noi siamo la cosa nostra. Noi siamo la cosa nostra. Ebbene, alla gente che ha il mito, e i nostri ragazzi ancora oggi in Sicilia, molti, in molte zone, ancora vivono il mito dell'uomo d'onore, vedere un uomo d'onore capo che ha 10 giorni, 15 giorni dall'avvenuto arresto si pente, sgretola il mito. Mi soffermo un attimo su Giovanni Brusca perché merita di essere conosciuto, anche se forse più lo conosceranno ormai. Giovanni Brusca è quel personaggio che ha schiacciato il pulsante che ha prodotto la strage di Capaci, facendo morire Giovanni Falcone, la moglie Laura Morvillo e 3 agenti di scorta. Ma se voi guardate le immagini dell'autostrada sventrata, vedrete che le macchine coinvolte sono decine, quindi mi verrebbe da dirvi, è un miracolo che il 23 maggio non ci sia stata una ecatombe, perché nei primi di maggio la gente di Palermo già lascia le abitazioni in città perché si spostano già nelle case di mare di campagna, Cinisi, Villa Grazia di Carini, Capaci, e alle 8 la gente parte con la macchinina e va a lavorare a Palermo. È soltanto un caso che non sono morte centinaia di persone, ma se voi guardate le immagini, le macchine coinvolte sono decine e decine. Quindi Giovanni Brusca è quello che ha pigiato quel pulsante, che pur di far morire Giovanni Falcone non si è curato della vita di decine e decine di persone. Ebbene, affettuosamente Giovanni Brusca era chiamato dai suoi consociati Uerru. Uerru è il maschio del maiale, ossia uporco. Cioè i consociati di Brusca chiamavano il loro capo uporco. Questo per dirvi la delicatezza di questo personaggio. Questo personaggio è quello che ha fatto rapire suo figlioccio Giuseppe Di Matteo, figlio di Santino Di Matteo, boss della mafia, che ha partecipato, Santino Di Matteo, alla strage di Capaci ed è stato uno dei primi ad essere arrestato, a collaborare pentito con la giustizia e a fare i nomi, tra i quali anche quello di Giovanni Brusca. Giovanni Brusca ha fatto rapire suo figlioccio Giuseppe Di Matteo, figlio di Santino Di Matteo, e l'ha tenuto in ostaggio per circa 2 anni, dai 12 ai 14 anni di Giuseppe, nel tentativo di convincere il papà a ritrattare. Il papà non ha ritrattato. Dopo 2 anni di carcerazione del bambino, atroce, perché i boss avevano ordinato che i carcerieri, anch'essi boss, non erano i picciotti, non erano gli uomini d'onore della bassa manovalanza, a gestire la prigionia di Giuseppe Di Matteo sono stati boss della mafia, l'ordine era non rivolgere la parola al bambino. Che non so se vi è mai capitato di fare evento locale, pensare di stare 2 anni senza poter sentire una voce umana
e vivere spostato continuamente di rifugio in rifugio. Per 2 anni questo bambino ha vissuto in rifugi della mafia, sino a quando Giovanni Brusca non ne ha ordinato la soppressione attraverso lo strangolamento e il discioglimento nell'acido. Questo è Giovanni Brusca, il quale, iniziando poi a collaborare, dichiara ai magistrati: non so bene io quante persone abbia ucciso, ma sicuramente sono centinaia. Ok, questo boss incuteva terrore in tutto il circondario del Corleonese, appartiene alla famiglia dei Corleonesi, ma il suo pentimento è apparso ai più in Sicilia come il segno della precarietà della mafia. Cioè, ci ha fatto un doppio favore Giovanni Brusca pentendosi, anche se realmente non è pentito, perché ha finalmente consentito ai siciliani lo svelamento del volto dei boss mafiosi, che non è vero che sono così mitici. E questo è un concetto che noi abbiamo molto a cuore, perché ci consente di lavorare con i nostri ragazzi che invece ancora subiscono la fascinazione dell'uomo d'onore. Allora cerchiamo di dimostrare ai nostri ragazzi che non è vero che sono uomini d'onore. Il vero uomo d'onore è chi fa il suo dovere, chi lavora con giustizia, chi è solidale con l'altro, chi con coraggio affronta i pericoli, chi con coraggio affronta anche la sua paura del vivere quotidiano. Questi sono gli uomini d'onore, e non questi altri che alla prima difficoltà hanno saputo pentirsi. Allora, io credo che la pressione popolare, che è vero, dopo gli anni 92-93 si è fatta più pressante, sicuramente tutti quanti voi siete grandicelli e ricorderete le immagini tremende che a noi siciliani ci ha veramente segnato. Le immagini prima del funerale di Falcone, quando la vedova Schifani piangendo diceva: sono qua dentro i mafiosi, io li perdono, ma devono mettersi in ginocchio. Ma ancora più interessante il secondo funerale, quello di Paolo Borsellino, che vede la gente di Palermo, e non solo di Palermo, che era attorno alla cattedrale, sfondare i cordoni di polizia, entrare nella cattedrale gridando. Questo funerale è nostro. Paolo Borsellino è nostro. Fuori i delinquenti dalla chiesa, li hanno cacciato con le monetine, a pugni e a calci, i vertici della polizia. C'è una scena emblematica dove c'è quello spilungone con i baffetti e gli occhiali tondi, che è il pubblico ministero Ayala, alto 1,90 m, che fa quasi scudo al capo della polizia a Parisi, mentre quelli che cercano di dare i pugni a Parisi sono i poliziotti di scorta. Ed è una scena emblematica. Emblematico, io non posso dimenticare gli occhi di quei carabinierini, tutti del nord, che facevano cordone davanti alla cattedrale di Palermo, avevano gli occhi sbarrati e impauriti, perché la gente li ha spinti, non sono opposti, e hanno consentito a tutti di entrare in chiesa. Io sono convinto che, questa non la lasciate passare, non lo dite in giro, io sono convinto che l'operazione Vespri Siciliani, quando hanno mandato l'esercito in Sicilia non era per stanare i mafiosi o per proteggerci dalla mafia. Secondo me eravamo sull'orlo di una rivoluzione sociale di tutta la regione Sicilia, e probabilmente l'esercito doveva proteggere i poteri forti. Mi fermo un attimo. Vabbè, provo ad andare avanti io, ma se questo, dopo quello che hai detto, un po' dura. Io mi ero annotato solo alcune cose, perché
Io volevo che raccontassi, speravo che raccontassi. Ancora di più. Ancora di più, quindi. Però, mettendo giù qualche appunto da dire oggi pomeriggio, mi ho notato solo alcune cose che magari sono delle banalità, che però per provare a raccontare, anche a fare il passo successivo, la mafia, visto che il titolo è La mafia da nord a sud o da sud a nord, in viaggio con Libera, il titolo dell'incontro di oggi, tra nord e sud effettivamente delle differenze ci sono. La prima cosa che mi veniva in mente, stacco completamente con quello che stavi raccontando, ma neanche più di tanto, è che noi qui in Lombardia, mi viene da dire che siamo in un territorio che orgogliosamente, cocciutamente, ha comunque sempre negato la presenza della mafia. Effettivamente è da, non lo so, io vabbè, da Libera, in Libera ci sono da poco, ma mi sono sempre un po' interessato di questa tematica. Effettivamente un vero e serio interesse sul fenomeno mafia al nord c'è da poco tempo, da qualche anno, per quanto poi ci siano sempre state associazioni, movimenti, penso alla carovana antimafia dell'Arci, varie iniziative di testimonianze, di conoscenza che ci sono state anche negli anni passati. Ma l'idea di una risposta complessiva, istituzionale, etica, morale, civica, contro il fenomeno mafioso al nord, questo è un po' venuto sempre a mancare. L'attuale presidente della regione Lombardia comunque pubblicamente più di una volta ha detto la mafia non è un tema che riguarda la Lombardia, o perlomeno non ci sono queste preoccupazioni. L'altro spunto invece è vero che la mafia la frase che dicevi, la mafia non è più Coppola e Lupara ma è colletti bianchi, è una frase sbagliata, ma che la mafia oggi si serva forse di più dei colletti bianchi rispetto al passato, questo è vero. E c'è una frase di Giuseppe Pignatone, che è procuratore capo di Roma, che in un'intervista di qualche settimana fa ha detto qui la mafia non viene ad ammazzare, qui la mafia investe, e si riferiva a Roma, cioè dove ci stanno i poteri politici di questo paese. Figuriamoci cosa poi faccia a Milano la mafia, cioè se non ammazza a Roma, se investe a Roma, a Milano dove ci sta il cuore economico, commerciale, bancario di questo paese, forse avrà ancora di più da investire. E l'esempio che mi veniva in mente è quello del comune di Sedriano, che ha avuto il privilegio di essere il primo comune lombardo sciolto per mafia. Quando un comune viene sciolto per mafia non è una decisione che viene presa dalla sera alla mattina, è una decisione che segue un percorso che inizia da dei sospetti che diventano indagini, che diventano inchieste, che diventano processi, condanne, che diventa una decisione del prefetto che chiede al ministro degli interni di chiedere al consiglio dei ministri di sciogliere il comune. Cioè è un percorso di infiltrazione che si sviluppa in un bel lasso di tempo, e si sviluppa solo perché il contesto politico di quel paese è talmente compromesso che l'unica soluzione è annullare tutto, chiamare un commissario che gestisca l'ordinaria amministrazione e rifare nuove elezioni, azzerando e rinnovando completamente tutta l'amministrazione. Sedriano è, mi veniva in mente anche per un altro motivo, qualche settimana fa il coordinamento Comasco per la Pace ha organizzato un incontro con Don Pino De Masi e Esther Castano, che è una giornalista, che è una ragazza di 23 anni, giornalista, una ragazza che ha iniziato a fare con la sua passione diventare giornalista. E cos'è che faceva? Scriveva su un quotidiano locale, ha iniziato, per dirlo con le parole del sindaco del posto, quello che è stato rimosso per mafia, rompeva le palle e cacciava la testa in affari che non la riguardavano. Fatto sta che quelle sue inchieste, che apparivano su un quotidiano che non so quante persone leggevano, sono stati uno degli elementi che hanno poi, insieme ad altri, portato la magistratura a indagare sul sindaco di Sedriano e quindi poi arrivare a quella decisione di sciogliere il comune per mafia. Altro aspetto sempre legato a Sedriano: un anno fa noi siamo andati a rinnovare, no, meno di un anno fa, siamo andati a rinnovare il consiglio regionale, quando è che erano state le elezioni? Perché la giunta Formigoni si è dimessa in anticipo,
tra gli scandali che hanno portato la giunta Formigoni a dimettersi in anticipo, cos'era? L'assessore Zambetti arrestato per aver acquistato voto di scambio dalla criminalità organizzata. Tutte queste cose qui fanno capire che effettivamente questa Lombardia, che ha sempre guardato con disgusto l'idea che la mafia possa essere presente, diciamo che è una, si ridimensiona abbastanza. Qui da noi, non lo so, forse faccio una banalizzazione, ma se in Sicilia o comunque nelle regioni dove la criminalità organizzata storicamente si è sempre più, si è nata, si è costituita, strutturata e da lì ha iniziato a, a diramarsi, e lì viene chiesto una presenza anche fisica, penso a Libera, penso ai movimenti, una specie di presidio fisico, di dire qua noi non, qua abbiamo liberato un posto dalla presenza mafiosa, un luogo dalla presenza mafiosa. Qui da noi quello che manca è effettivamente una vera coscienza di legalità. Penso a quello che è il tema della cosiddetta zona grigia, che è una teoria che è stata a lungo rifiutata. Chi ha studiato sempre il fenomeno mafioso, cioè penso a Nando Dalla Chiesa, che lo diceva già negli anni, all'inizio degli anni 80, lo diceva, era già prevenuto a quelli che erano gli sviluppi della mafia da quel, da quella tradizionale, chiamiamola poi, a come è oggi. È come se ci fosse sempre stato il preconcetto che per esserci mafia c'è bisogno di mafiosi, e i mafiosi sono le persone, quelle che sono tagliate il dito, bruciato la l'immaginetta, eccetera. In realtà la mafia non può esistere se non, ci, se non c'è tutta quella connessione di interessi economici e finanziari e politici. La zona grigia, che adesso è sempre più al centro dell'attenzione, inizia laddove la, una normale azione smette di essere completamente lecita e lascia spazio comunque ad altre, ad altre interpretazioni. Cioè la zona grigia è il commercialista che ti consiglia come evadere il fisco, la zona grigia è il geometra che ti firma il progetto abusivo. Cioè tutte queste cose qui sono elementi che ci toccano anche molto più di quello che, di quello che possiamo pensare. Io sto tirando lunghe sette. No, 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 va bene, va bene. Dopo. Dico tutte queste cose pensando anche ad alcune scene che ci sono, ad alcuni, ad alcune notizie di cronaca. Tanto per andare non troppo lontano, il Lido di Menaggio, che è stato chiuso l'estate scorsa, pochi mesi fa comunque, perché nella compagine societaria vi erano persone imparentate con altre persone che erano invece direttamente affiliate a famiglie di origine mafiosa, di appartenenza mafiosa. Penso a tutti quei casi di imprenditoria lecita, cioè imprenditori sani che in una maniera o nell'altra si sono compromessi a tal punto da essere promotori di un'azione criminosa, e penso al caso della Perecostrade, che è finito sui giornali, cioè un'azienda sana che ha venduto l'anima al diavolo, oltre che al proprio, il proprio patrimonio, al diavolo della criminalità organizzata. Penso a tutte quelle attività che possono essere anche lecite, ma che spuntano come funghi dalla sera alla mattina, e dove poi le indagini confermano che effettivamente lì le cose non sono tanto poi pulite come potrebbero sembrare. La questione del gioco d'azzardo e dell'immenso patrimonio che genera ogni anno, e più di una, di un'inchiesta sta confermando che ci sono, ci sono grossi investimenti, investimenti che possono essere illeciti, che possono, che riguardano imprenditori anche puliti, che però arrivano con l'aiuto dei capitali di provenienza illecita o sporca o non chiara. E tanto per parlare chiaro, mi fa specie un, per metterla in politica come dicevi te, nelle scorse settimane è venuta fuori la notizia di questo mega sconto che nella, nella legge di stabilità c'è, è contenuta sui, sulle aziende che gestiscono gli indotti del gioco d'azzardo.
Eppure in provincia di Pavia, che è la prima provincia italiana come la seconda, quindi siamo in un'ottima posizione per numero di euro, per quote di euro giocati annualmente pro capite. Io non so quanti giocano d'azzardo, ma se la stima pro, qua dentro in questa sala, ma se la stima pro capita è di 15.000 euro a persona, sì, significa che ognuno di noi gioca 15.000 euro più o meno in un anno di gioco d'azzardo. Questi sono i volumi che la magistratura sta tra canali leciti e illeciti, ovviamente. Mi fa specie però una politica che da una parte regala scontando, evitando di fare tasse, dall'altra le notizie delle di recenti indagini in provincia di Pavia che hanno confiscato a un imprenditore locale affiliato a una cosca mafiosa una somma più o meno tra i 3 e i 4 miliardi di euro in beni immobili e conti privati in Italia e all'estero. Quei 4 miliardi di euro che la politica magari non riesce a trovare per la copertura di una tassa o l'altra. Tutte queste cose qui mi fanno dire che sì, siamo in un territorio che la mafia l'ha interiorizzata un po' in ritardo. Cioè la necessità di combattere la criminalità organizzata qui da noi è sempre stata demandata alla magistratura, alle inchieste, alla polizia, ma contestualmente è mancata una risposta istituzionale forte. E se quella, prendendo qual è l'esperienza di Libera, ed è quello che in piccolo abbiamo provato, stiamo provando a fare anche noi qui a Como, è quello di raccontarle queste storie qui. Cioè che la mafia non è una cosa né che trascende perché riguarda un altro mondo, il vostro, né che la mafia la fanno gli eroi, Falcone, Borsellino, Pio La Torre, tutte bravissime persone, ma sono bravi, eroi, cioè noi siamo persone comuni, quindi non potremo mai essere come loro. Né che la mafia sia una questione troppo complessa perché riguarda adesso l'economia, la finanza, né che riguarda solamente gli addetti ai lavori. Cioè noi siamo convinti che la mafia vada raccontata, vadano raccontate le storie negative e positive ovviamente, sia gli atti eroici sia quella di una semplice giornalista che scrive su un quotidiano di provincia perché il sindaco del suo paese quando fa un bando non adotta determinate cose oppure che appalta i lavori solo ad alcune persone un po' chiacchierate oppure la mafia che va raccontata stando anche alle situazioni che già abbiamo sul nostro territorio. Questo, il tema dei beni confiscati che è stato solo accennato, è uno dei cardini su cui Libera a livello nazionale fonda la sua attività. Il bene confiscato è un bene che fondamentalmente è un immobile, un terreno piuttosto che una villa, una casa. Ci sono anche ville molto belle anche qui vicino a noi. Un bene che viene confiscato e bloccato messo sotto sequestro durante un processo, alla fine di quel processo viene tolto, sottratto al patrimonio criminale e ridato allo Stato perché da lì possono arrivare progetti di tipo sociale. E anche la legge che permette questo tipo di riutilizzo dei beni confiscati è un successo di una grande mobilitazione che Libera alle sue origini ha voluto nel 96. Quello sui beni confiscati è centrale perché permette di vedere quali erano i frutti dell'attività criminosa e qual è il frutto invece dell'attività di questo patrimonio una volta ridato alla collettività. Per fare un esempio, qui vicino a noi, a Lipomo, c'è una villa confiscata negli anni 80, era l'inchiesta Fiori nella notte di San Vito, che qualcuno ricorderà, e quella villa è diventata una comunità protetta per minori, per ragazze madri e minori, gestita da un'associazione di Como, il Centro Aiuto alla Vita, ed è un fiore, un piccolo seme di qualcosa che può sbocciare e essere riutilizzato, un oggetto comunque di profitto criminoso, un oggetto anche che quindi evocava violenza, evocava criminalità, ricondotto a nuova vita. E noi crediamo che sono queste le storie che vanno raccontate e saperle, metterle a conoscenza di tutti è forse la strada migliore per poter riuscire anche a coordinare le varie attività che facciamo antimafia, che sono, a me piace più parlarla come cultura della legalità,
Però ritorno a quello che dicevo prima, tante realtà che magari hanno lavorato sporadicamente, ma è mancato un unico movimento d'insieme, un unico filone di rinascita etica, morale, istituzionale di questa regione. E questo secondo me è la sfida che aspetta un territorio come la Lombardia, che la mafia ammette di conoscerla da molto meno tempo rispetto ad altri. C'è una storia che vi appartiene e che purtroppo ho l'impressione che già sia andata nel dimenticatoio, che è una storia che veramente unisce il sud e il nord, che è la storia che lega la vita di Michele Sindona a Giorgio Calvi e a un vostro martire, che è un nostro martire, che è Giorgio Ambrosoni. Ma non parliamo di 300 anni fa, cioè parliamo di un po' di anni fa. Allora veramente, come diceva tu, lui poco fa, fa specie pensare che non più tardi di 2 anni fa il prefetto di Milano ebbe a dichiarare la mafia a Milano non esiste, è il frutto di passaggi sporadici di voi del sud che ogni tanto passate, fate una cosa di mafia e ve ne andate. Ora, il non riconoscere la presenza della mafia è un gioco stupido, perché questo non protegge l'immagine del territorio, serve soltanto a nascondere una realtà. La storia di Giorgio Ambrosoli è una storia che noi raccontiamo ai nostri ragazzi in Sicilia, perché ci sembra la storia veramente bella di come intanto un uomo e poi un funzionario, il senso del dovere è fatto con la consapevolezza anche dei rischi che si corrono. La storia di Michele Sindona è anche questa interessante. Michele Sindona, un banchiere di Patti, provincia di Messina, che in realtà era uomo d'onore all'interno di organizzazioni paracriminali. E io sono dell'avviso che criminalizzare la massoneria sia anche questo un falso storico. Di contro non si può non ammettere che all'interno, come dire, del movimento massonico possono esservi poi delle deviazioni che sono per esempio le logge coperte, che hanno al loro interno una serie di altri programmi e obiettivi, quali sono stati per esempio quelli della loggia P2 di Licio Gelli. Sindona apparteneva a una di queste logge coperte. Calvi, banchiere di Dio chiamato, era quello che faceva da tramite tra gli interessi della P2 e in qualche modo la circolazione di ingenti capitali ripuliti che passavano attraverso lo IOR, che è la Banca Vaticana. Questo non lo dico io, sono atti giudiziari. E come dire, è una bella unità d'Italia fatta dalla mafia con tutte quelle componenti di cui vi dicevo all'inizio. Io credo che la mafia per noi possa essere esempio da seguire. E faccio eco a quello che dicevi tu poc'anzi. La vera forza della mafia nel mantenere in piedi questo sistema sta nel fatto che riesce a creare alleanze, compattezze inossidabili anche fra fazioni storicamente in lotta. Oggi 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, e non abbiamo ancora parlato delle altre mafie che vengono dalla Russia, dall'Est e dall'Africa, questi hanno imparato a fare fronte compatto. La società civile e l'antimafia ancora non lo ha imparato. Forse quello che a noi in questo momento più di tutto deve stare a cuore nella lotta contro le mafie è iniziare a guardarci attorno e non cercare le ragioni di differenza, di distanza, ma le ragioni di vicinanza. Oggi per costituire un presidio di Libera, da noi la Libera si funziona così, no? Non è che prima si costituisce il presidio e poi si fanno le cose, ma gruppi di persone e di associazioni si mettono assieme, si propongono un obiettivo comune, ragionano al loro interno
di quali strategie adoperare per il conseguimento di quell'obiettivo, dopo una serie di attività nel corso del tempo possono essere ammesse nella grande famiglia di Libera, col marchietto di Libera. Fare questo ha un nome, si chiama patto di presidio e vede assieme associazioni quali gli scout, piuttosto che l'ARCI, piuttosto che le botteghe ecosolidali, le parrocchie, le scuole. E più si è, meglio è. Allora, cosa c'entra una bottega ecosolidale con una parrocchia, con l'ARCI? C'entra nel momento in cui hanno come obiettivo la lotta contro, per esempio, le corruttele. La mafia non potrebbe innestarsi in luoghi dove la politica non è esposta alla corruzione. Se c'è una politica corrotta, c'è la possibilità dell'innesto delle modalità mafiose che aprono le porte alle mafiose. Allora, se tutte queste agenzie, piccole, grandi, medie, le associazioni, la società civile, si mettono assieme e cominciano a condividere un obiettivo, devono ragionare non sulle differenze, ma sulle cose che possono, grazie alle quali possono essere accomunate. E questo fa fronte, ed è un peccato vedere quelle realtà così ricche di volontariato, di iniziative, di imprese belle, di progetti scolastici, che però lavorano come tante isole. Il vero sforzo di Libera, prima ancora che lottare la mafia, è mettere in rete tutte queste organizzazioni, perché sono l'esempio più bello che possiamo dare ai nostri figli, di un'Italia vera, di un'Italia genuina, di un'Italia disinteressata, che riesce a fare delle cose per il piacere di fare del bene. E i nostri ragazzi, se hanno questo esempio, crescono meglio e sono meno permeabili a quella cultura mafiosa che prevede la difesa della cosa nostra, che ti dà l'idea di una cosa tolta ai tanti e mantenuta ai pochi, no? Quell'atteggiamento di chi pensa al suo proprio orticello. Allora, forse un parallelismo è estremo, ma me lo consentirete. Ecco, quando noi, la mia associazione si fa il suo orticello, lavora per sé e lavora senza avere a che fare con gli altri e si autocelebra, sta facendo una cosa che è nel suo profilo quasi più intimistico, il profilo di Cosa Nostra, la coltivazione del proprio pezzettino senza sconfinare, perché lo sconfinamento produce le faide e le lotte e le guerre di mafia. Allora, noi impariamo le cose buone dalla mafia, e la mafia ci ha insegnato che all'esterno si va compatti, poi all'interno ci si strangola e ci si ammazza, ma all'esterno si va compatti. Questo dovremmo prenderla, mutuarla, perché più è compatto questo tessuto sociale, più siamo noi a poter chiedere alle istituzioni di venire vicino. Io non so qua come funzioni, ma dalle nostre parti, fino a pochi anni fa, immaginare di poter telefonare al prefetto e dire: signor prefetto, vorremmo parlarle, era veramente una chimera, o il colonnello provinciale dei carabinieri o il questore. E sicuramente, se questo lo facevo io da solo, avevo un peso e quello mi facevano fare una trafila tanta e forse non avrei mai potuto parlare col prefetto. Ma se oggi io chiamo il prefetto, non è Salvatore Inguì, Salvatore Inguì rappresenta Libera, che rappresenta 300 associazioni. Non è vero, siamo giù. Che rappresenta 1000 persone. Non è vero, siamo molto meno. Però comunque siamo il riconoscimento di una rete, un movimento. Quindi dire non a me o a chi è venuto o chi verrà dopo di me, o chi è stato prima di me, non è alla persona, ma è a quella società civile che sta chiedendo di colmare quella distanza che ha caratterizzato sicuramente le regioni del sud, ma non solo quelle del nord, la distanza tra le istituzioni e la gente. La Lombardia, vi volevo ricordare che
è la quarta regione in Italia per beni confiscati alla mafia. È la terza per aziende. È la terza per aziende, anche perché dalle nostre parti, in Sicilia, ma la mafia, ma in che cosa devi investire? Cioè, nel giro di un anno ha investito, per esempio, nel boom della ricerca dell'energia rinnovabile e dell'energia sostenibile, le pale eoliche. Oh, in un anno ci hanno rovinato tutto un territorio, abbiamo tutte queste girandole sparse dovunque che sembrano più delle, come dire, dei ventilatori, non producono niente. Abbiamo scoperto che molte di queste pale eoliche sono attaccate a niente, cioè non sono attaccate, non c'è una cabina di, che ha, come dire, trasformazione di energia, c'è tutto in gira. Ma io ventilatore mi viene a cantare, siccome ventilano poco abbiamo i ventilatori in più, ma non producono niente. Il sequestro Nicastri è di 1.800.000.000 di euro in pale soltanto nel territorio del Trapanese. In che cosa investe la mafia giù in Sicilia? In che cosa può investire? Nell'agricoltura? E ormai ai minimi termini. La mafia non ha così investito in queste parti. La mafia da queste parti mantiene, come dire, quasi quel potere che dicevo poc'anzi, che è il comandare meglio di, ma in realtà le attività reali di investimento non solo in Sicilia, sono ben oltre. E sicuramente l'Alta Italia, quella che noi giù in Sicilia diciamo in Italia. Quando partiamo, dove vai? In Italia. Ma perché siamo in Italia? Sì, siamo in Italia, forse. D'altro canto, se voi sbarcate ancora oggi, se sbarcate col traghetto da Messina a Villa San Giovanni, ve lo giuro, c'è all'ingresso dell'autostrada e il cartello benvenuti in Italia, non è veramente, c'è un film, è vero, scendete dal traghetto e c'è benvenuti in Italia. Allora, continuare a parlare di mafie del nord e mafie del sud è anacronistico, è veramente senza senso. Siamo ancora a inseguire denominazioni di fenomeno, ma in realtà il fenomeno non è più un fenomeno, come quando ancora qua si parla di infiltrazioni mafiose. 40 anni fa le infiltrazioni, oggi sono praticamente mafiosi, e oggi quando ci sono degli arresti qua su al nord, i nomi non sono Pasquale Ciriello piuttosto che Giagaloni Alan, no, sono Brambilli, non so come si dice, Brambilla, al plurale sono i Brambilli, cioè non sono, cioè, e continuare a dire la mafia al nord e siete voi che vi siete qua venuti a impiantare, anche questo non fa bene, non fa bene, ma non perché ci sentiamo più o meno offesi, ma perché non permette di riconoscere una realtà che se non la si riconosce non la si può combattere. Allora il mio timore qual è? Che mentre noi siamo stati accusati per secoli di avere un comportamento, atteggiamento omertoso, e per molti versi è assolutamente vero, ma oggi ce lo riconosciamo, vorrei chiedervi di non fare allora gli errori che abbiamo commesso noi negli anni scorsi, perché poi abbiamo dovuto sopportare un peso, e lo sopportiamo ancora, di sangue, e non solo di sangue, un fardello che è un'economia dalle nostre parti assolutamente sbrindellata. Allora, sappiate essere meno omertosi di noi, di quanto possiamo essere stati noi. E a me non piace pensare che come c'è una mafia al nord e c'è una mafia al sud, come se fossero due cose diverse, una antimafia al nord e una antimafia al sud, come se fossero due cose diverse. A me piace pensare che c'è una Italia bella, buona, che può essere unita anche nella condivisione delle cose. È una bella esperienza il fatto che da qualche anno c'è un gruppo di persone che si mobilita dalla Lombardia e che appartiene alla Coop Lombardia, che in questo momento ci sta sostenendo giù in Sicilia, quando un paio d'anni fa dei terreni confiscati alla mafia e coltivati ad Uliveto sono stati ripetutamente incendiati. Apro una parentesi,
vi capiterà senz'altro di sentir dire i terreni confiscati alla mafia e affidati a Libera, assegnati a Libera. Vi assicuro che è un falso, perché noi come Libera siamo una associazione di associazioni e non possiamo e non vogliamo gestire nulla che produca minimamente un reddito. Quindi non è vero che noi gestiamo terreni, non è vero che noi gestiamo aziende. Questa cosa invece si dice talmente tanto, ogni tanto qualcuno mi telefona e mi dice: sai, Salvatore, c'è il mio figlio, si è diplomato all'agrario, cioè, trovo un posto dopo in qualche terreno confiscato, oppure ci dai qualche azienda e ci mettiamo su. Noi non gestiamo nessuna azienda. Anzi, noi di Libera giù in Sicilia, per scelta, per vocazione alla povertà francescana, non abbiamo neanche una sede e ci incontriamo dove ci ospitano, o nelle parrocchie, o nei garage, o in mezzo alla strada, e non abbiamo neanche per noi una sede su un bene confiscato. Anche via Como è uguale, e credo che questo ci unisce. Hai visto quante cose ci uniscono? La povertà unisce più della ricchezza. Però da noi invece sì, possiamo fare riunioni all'aperto da maggio a novembre. Noi non gestiamo beni confiscati, ma è come se simbolicamente ci mettessimo in un atteggiamento di protezione. Allora questi beni a noi vengono affidati e ci facciamo su delle iniziative per preservarle appunto dagli incendi che casualmente alle volte capitano anche in quei terreni. Allora, dopo questi incendi su questi terreni che verranno assegnati a una cooperativa che sta nascendo nella provincia di Trapani, che si chiama Sulle Terre di Rita Atria. Rita Atria è quella ragazzina di 17 anni che ha denunciato, dopo che gli hanno ucciso fratello e papà, sulla scorta della spinta di Piera Aiello, sua cognata, non collaborante di giustizia, ma testimone di giustizia. Non ha commesso nessun reato per il quale pentirsi, non è una pentita di mafia, ma conosceva, era, come diremmo, persona informata dei fatti. Ha iniziato a collaborare con Paolo Borsellino alla procura di Marsala come persona informata dei fatti, quindi testimone di giustizia. La piccola Rita Atria ha seguito le orme della cognata Piera Aiello, rimanendo completamente sola, rinnegata dalla famiglia e da tutta la sua cittadina che è Partanna. Quando Paolo Borsellino muore, lei si sente completamente sola. Paolo Borsellino muore il 19 luglio, Rita Atria si suicida 7 giorni dopo, il 26 di luglio. Quindi una ragazzina che ha avuto il coraggio di denunciare i suoi propri familiari, e scriveva un diario, e una pagina bellissima del suo diario è: la mafia si potrà sconfiggere quando ognuno di noi avrà saputo lottare contro la mafiosità che porta dentro di sé. Chiusa la parentesi, noi stiamo dedicando questa cooperativa a Rita Atria. Questi terreni noi non li abbiamo e noi non li cediamo, ma chiediamo alla prefettura in questo caso di fare un bando pubblico per l'assunzione di persone che, dopo essere state formate, andranno a costituire la cooperativa. Nel frattempo noi non gestiamo i terreni, quindi in termini produttivi ed economici, ma svolgiamo delle attività. Una di queste attività sono i campi di lavoro, a cui possono partecipare dai ragazzini alle persone meno ragazzine. Ed è da un paio d'anni che vengono a trovarci quelli del nord, e riusciamo anche a capirci, parliamo la stessa lingua, e questi della Coop Lombardia, mi piace poterlo dire a voi, che sono insomma i vostri fratelli, i vostri vicini di casa, hanno fatto un progetto che si chiama Adotta un Ulivo, e quindi veramente comprano la pianticella, ognuno porta la sua pianticella d'ulivo simbolicamente, le compriamo giù chiaramente, no? E ogni pianticella d'ulivo porta il nome del Brambilla Buono di Milano che se lo pianta, no? E questa cosa qui ci sta consentendo di ricostituire quel terreno coltivato a ulivi che è stato fortemente danneggiato con diversi incendi. Ecco, questa è una cosa che mi piace perché unisce nord e sud. Nell'ultimo campo di lavoro che abbiamo fatto a settembre, nel piantare gli altri alberi, abbiamo fatto una cosa diversa, e gli altri alberi non portano più i nomi dei nostri concittadini che li hanno piantati, ma siccome ci siamo resi conto che molto spesso vengono più ricordate
le vittime di mafia del sud e nessuno conosce le vittime di mafia, le vittime delle mafie del nord. Da settembre abbiamo dedicato ogni alberello a un vostro conterraneo e porta quindi ogni alberello il nome di un cittadino d'Italia, per quanto del nord, ma d'Italia, vittima delle mafie. Quindi in qualche modo giù a Castelvetrano c'è un pezzettino di Lombardia grazie a questa attività. Comunque non si può lavorare senza un moderatore, senza in questa maniera qua. Ma noi ce l'abbiamo. Cioè, ce la leggiamo da noi. È abbastanza moderato. Sì, infatti, magari ci diamo uno spazio anche per una interazione. Intanto qua il sindaco del comune di Masaglianico, me l'ha regalato un mio, non vorrei dire. Adesso va a procurarlo. Anche perché la città di Cernobbio è molto lunga, viene questo piccolo paese di Castellina. Dico, sarebbe bello se potessimo anche scambiarci delle opinioni, delle osservazioni, riflessioni, domande. Posso dire una parola? Io devo andare, io dico veramente purtroppo, no, una parola di ringraziamento quindi Salvatore Inguì per la presentazione chiarissima, completa, mi ha anche aperto alcuni buchi neri che avevo, e poi le esperienze dirette sono sempre, ecco, avendo lei riportato delle esperienze dirette, e sono sempre molto molto efficaci. Io mi auguro di rivederla, io lavoro con la scuola proprio in questi progetti, e sarebbe bello, dite che non siete un'organizzazione aperta e praticamente siete in stretta collaborazione con le varie organizzazioni, perché no? Perché non far entrare nella vostra organizzazione una scuola? Ma le scuole possono aderire. Anche le scuole possono aderire. C'è la possibilità per una scuola, e se non sbaglio il percorso, un liceo qua della provincia sta facendo il percorso per aderire, non so se ha già aderito ufficialmente, però sto capendo molte cose anche, cioè, come lui per esempio prima ha citato i presidi, un presidio si intende una presenza fisica all'interno di una realtà, solitamente una città piuttosto che un quartiere, che una zona scuola. Anche per le scuole è prevista una modalità di adesione a libera all'associazione, e quindi noi, non so, lui probabilmente partirà, non si ferma, sarebbe molto bello se potesse, perché la modalità con cui è riuscito a presentare qui è una modalità veramente appassionata e anche molto chiara, adatta ai giovani, che se vogliamo è il terreno che va coltivato, più di noi che ormai stiamo uscendo dallo scenario attivo, no? Sarebbe molto bello che potesse così venire a parlare nelle classi, ma accetto inviti. E allora mi terrò in contatto tramite l'indirizzo. Tramite noi come Libra siamo comunque in collegamento costante, quindi voi qua avete un coordinamento provinciale come il mio, avete un riferimento? Sì, ho l'indirizzo email, tutto quanto. Ho anche il tuo nome, e vabbè, chiedete se avete la possibilità, quando ci sarà. Non può aderire a Libra nessuna organizzazione di partito e nessun ente pubblico, quindi è fatto divieto. Non so più, un comune religioso, sì, religioso posso aderire, sì, di qualsiasi. Noi abbiamo i valdesi, i protestanti, i cattolici in uguale misura. Non possono aderire formalmente a Libera i partiti o gli enti locali. Per gli enti locali c'è una cosa che ha a che fare con Libera, ma che si chiama avviso pubblico, che è un'organizzazione
che invece accoglie le pubbliche amministrazioni che sottoscrivono un impegno, va bene? E quindi hanno delle caratteristiche, è come se dessimo noi un certificato di antimafiosità, mettiamola così, e si chiama avviso pubblico. I partiti non entrano in Libera come partiti, poi ognuno di noi può praticare la vita di partito, ma al contempo nessuno di noi che ha un ruolo di, noi siamo referenti, cioè noi parliamo per, a nome di, come il subcomandante Marcos, il comandante del popolo, e lui è il sub e lo rappresenta, noi siamo i sub e noi quindi rappresentiamo, ma se io rappresento Libera posso anche avere un impegno di partito, ma se ho un ruolo dentro il partito non posso essere più referente di Libera. A scanso di equivoci è per evitare che Libera venga strumentalizzato per fini elettorali, politici. Ma niente, noi stiamo parlando di scuola, di ragazzi, di giovani che devono crescere, devono essere formati, ecco, avendo sempre presente la cultura importantissima della legalità per il benessere futuro. Quindi io mi mantengo in contatto con loro. Sì. Sono in contatto con l'Istituto Perretta e quindi faremo degli incontri. A me personalmente la sua presentazione mi ha chiarito molti buchi neri. Faremo anche, io sto tentando di, con il comune di Como, non lo so se andrà in porto, di poter fare un convegno sulle problematiche della mafia. Siamo già partiti lo scorso anno, sì. Parlavamo prima, e abbiamo anche accolto Don Ciotti, abbiamo accolto. E niente, mi auguro una bellissima collaborazione e un bellissimo, veramente bello, chiaro, completo dialogo come quello di oggi. Grazie. Mi viene in mente, dove insegna la professoressa alla scuola questa di Asliani? Non l'ha detto. Ma che forti, ieri ho fatto questo incontro con due scuole, una è qua di questo posto, come si chiama questo posto? Siccome faccio il libro, Asliani correggo, senza libro non lo. Ma che forti sti ragazzini, veramente bravissimi. Io tra l'altro mi aspettavo, e quasi mi ero un po' seccato con l'organizzazione, perché pensavo di incontrarmi con ragazzi di scuola media superiore. Non si va a parlare con ragazzini di 11-12 anni della mafia, che gliene frega loro. Sono stati dei mostri, avete dei mostri per figli e per nipoti. E domande ma serie, domande belle, cioè sono state loro che hanno poi condotto alla fine interventi. Però alcuni ci hanno fatto sorridere e preoccupare, perché uno mi ha chiesto, ma quanto si guadagna a stare dentro la mafia? Anche facendo solo l'autista. Facendo l'autista quanto si guadagna? E questa cosa, cioè, e ha fatto eco un altro, come si fa a entrare nella mafia? Quando poi alla fine sono rimaste tre, che hanno aspettato che... qua è. Sono di ritorno perché c'è un signore che ha seguito e che ha avuto ragione. Nella fretta, perché devo andare via, io sono Marina Caretto, referente del progetto Legalità. E Marina Caretto, quindi mi potete contattare, referente della legalità del IIS Ripamonti. Questo passaggio, no, perché molto, come dire, siamo molto attivi su questi fronti. E per ogni novità potete contattarmi tramite la scuola. Ok, grazie. Vi stavo raccontando che forse sono stato troppo puntuale e preciso nel riferire alcuni dettagli, che un gruppetto di quattro ragazzini ha aspettato che scemassero fuori gli altri con fare della serie ora siamo in intimità, e uno mi ha chiesto, quanti anni lei è stato in galera? E un altro così mi ha chiesto,
lei ha ucciso delle persone. Quante? Quante persone ha ucciso? E un altro ancora, ma ha corretto. Ha la pistola. E detto, ma che cosa spiegate? Quindi probabilmente l'essere sceso troppo nei dettagli avrà fatto pensare al concetto dei pentiti, collaboranti che raccontano i fatti. Quindi, poi questa faccia che mi ritrovo mi avrà scambiato per un ex mafioso. Però troppo bello queste ragazze, davvero. Ed è vero, lavorare con i ragazzi delle scuole, a parte che è divertente, obbliga veramente a una capacità di messa in discussione, che era quella che ci dicevamo ieri sera. Non puoi andare lì con i ragazzini e avere quattro concetti predefiniti, degli schiaffi lì, che quelli te li smontano in 5 minuti. Devi avere una capacità di dialogo, di incontro e di ascolto. E poi loro veramente sono una miniera. Alla fine, se riusciamo ad ascoltarli, sono loro che ci dicono quelle cose che non vanno bene, le cose che vanno bene, e alle volte ti suggeriscono anche una modalità di azione e di condotta. È che se noi la sappiamo prendere e riportare in piccolo, e la viviamo in piccolo, la possiamo anche poi trasportare nelle cose grosse, nelle cose grandi. Però la partecipazione, sindaci, dei nostri ragazzi alla vita politica è un dato che mette tristezza. Quando a livello nazionale, ormai le statistiche ce lo riportano, i giovani non credono più nella politica. No, la sentiamo spesso questa frase, e poi si aggiunge: chi ci crede in questa politica? Vedi, allora scusi, continui. Come? No, l'ho interrotta. No, vabbè, ci potrebbe andare avanti di ore, però. E questo è poi il punto. E noi diciamo: sì, è vero, avete ragione, non si può credere più nella politica. Facciamo un torto, perché semmai dovremmo dire: non possiamo credere in questi politicanti con la P minuscola, ma che noi ci abbiamo messo, ma non nella politica, la parola politica io la devo esprimere con reverenza, cioè la politica è quella arte, quella capacità nobile, sacra, di gestire le relazioni tra le persone per il bene della collettività, questa è la politica, ma non la vediamo più. Non l'abbiamo forse conosciuto. Solo ai tempi dei greci che hanno dato questa definizione, okay. C'era questa politica, ma non solo nel ventennio berlusconiano. Però io non credo a questa faccenda che noi abbiamo messo questi politici. No, c'è una classe di potere, che sono pochissimi, che hanno fatto delle leggi, delle cose che non ci portano che a questo. E solo con la rivoluzione armata si può cambiare. Non c'è altro. Questi non cambiano, hanno altri volti, altre facce. No, questo è un tema interessante. No, ma è così. Scusate, le leggi chi le fa? Le facciamo noi le leggi. C'è una pressione popolare che può. Ma allora, di pressione popolare, però effettivamente conta. Cioè, poi sulle cose che le dice effettivamente alcune. Sono inoppugnabili, però no. Vada. No, dico, la pressione popolare c'entra, però siamo arrivati a un punto tale per cui la pressione popolare a questa gente fa ridere, perché le parole non hanno più significato, queste dicono tutto e il contrario di tutto, cioè ci danno ragione, e basta guardare tutte le trasmissioni di qualsiasi lato. Sì, è così. Sì e no. Ma non cambia niente. Se posso, perché cioè, ci sono secondo me dei livelli diversi. Uno è quello della pressione popolare, che comunque può sempre essere esercitata. Noi abbiamo fatto l'esempio di quel grande movimento che era stata una raccolta firme, che poi ha introdotto la prima legge per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Parlo delle cose per cui è, magari lei mi dirà, è una cosa che non riguarda tutti, non riguarda il portafoglio di ognuno, non riguarda stipendi o pensioni, però è comunque un qualcosa che ha portato un'innovazione davvero preziosa, perché se oggi alcuni sindaci, alcuni comuni hanno la possibilità di ridare degli spazi alla collettività è solo perché alcune organizzazioni e milioni di persone in Italia avevano fatto firmare questa proposta di iniziativa popolare. La seconda cosa, sempre simile a questa, è per esempio quella che Sempre Libera ha cercato di mettere in atto con la riforma del 416 ter, cioè questa campagna chiamata Riparte il futuro contro la corruzione, per cercare di arginare in una qualche maniera, trovare delle nuove armi legislative per arginare il fenomeno della corruzione.
perché in tantissime cose che anche lei denuncia, alla base ci sono comunque atti corruttivi, e ne abbiamo parlato oggi, cioè l'atto di corruzione sta comunque alla base di un'infinità poi di azioni criminose che vengono dopo. Anche la richiesta, per esempio, che il Parlamento discutesse e approvasse un testo per l'introduzione di determinate modifiche all'attuale legge anticorruzione, introducendo anche, ad esempio, il voto di scambio, tutto quello che riguarda cioè il fatto, per esempio, che una persona per essere corrotta non necessariamente deve intascare fisicamente dei soldi, ma avere tutta un'altra serie di benefit. Questo è stato possibile, è stato votato dalla Camera dei Deputati, si sta aspettando il passaggio anche al Senato, però almeno fino a quel punto si è riusciti ad arrivare, come lo si è fatti, grazie comunque a un'iniziativa dal basso. L'altra cosa che mi viene da notare è se tanto la politica parlamentare, quella dei partitoni che stanno a Roma, sembra irraggiungibile, sembra che non possa essere scalfita, secondo me il livello invece però dei comuni è un livello che ci dimentichiamo spesso a livello di partecipazione nostra, e che invece forse è addirittura molto molto più importante. È vero, un comune non decide anche lì su stipendi, pensioni o normative di questo tipo, poi i comuni, mi spiegate voi, che ci hanno le loro belle gatte da pelare, ma tante volte la mancanza di partecipazione manca anche su quel livello lì, che è poi il livello che decide lo stato delle nostre città, dei nostri paesi, e anche della qualità della vita in quei paesi e nelle nostre città. Quindi quando si dice la politica è immodificabile, lì non ci ascoltano, fanno solo i fatti loro, secondo me ci sono anche altri aspetti, altri livelli su cui invece una cittadinanza attiva può agire e può dare, e come, il segno. Senti, io non pongo limiti, alla fine la lotta è pacifico armata, però dico, il dato è questo, che non possiamo continuare a dire ai nostri ragazzi che comunque sono giustificati a delegare, perché il non comunque impegnarsi in una forma o in un'altra, e quindi il disaffezionarsi alla politica comunque produce la delega, una delega passiva. Allora, se noi riuscissimo a far vedere ai ragazzi che non è vero che la politica fa schifo nel senso ateniese del termine, no? Allora, la politica di questa classe a scuola, la politica di questa scuola, la politica di questo quartiere, per il modo che loro cominciano a sentire la parola politica con questa P che da minuscolo diventa sempre più maiuscolo, e che loro possono essere protagonisti di un'azione politica nel senso a beneficio della città. E anche lì, insomma, in effetti è triste pensare che una persona fino ad oggi è buona, appena entra in politica, gioco forza, deve sporcarsi. E da quel momento lì, quello che dirà quella persona non è più credibile, perché è veramente un po' perverso come meccanismo. Però è vero che, ripeto, gli esempi che sono stati dati non sono esempi molto edificanti o virtuosi, ma molti sono viziosi. Quindi gli amministratori degli enti locali hanno un doppio fardello. Uno, il fatto che non possono rispondere perché le economie oggi fanno sì che anche se ci fosse Gesù Cristo in un comune non è che può moltiplicare così, no? Quei quattro soldi che sono in negativo delle casse. E più deve restituire fiducia comunque alla gente. Questo è un impegno però a cui siamo chiamati. Poi i nostri amici dell'associazione Azzalai del commercio solidale mi chiedevano di specificare un po' di cose sul discorso dei beni, perché la cooperativa, l'associazione Azzalai, che ha una bellissima bottega del commercio solidale, lo so, poco fa, ha degli scaffali dove sono dei prodotti che sono i cosiddetti prodotti di libera terra, e c'è un famoso vino famoso buono che è i 100 passi della ora mi sto sentendo il venditore il vino i 100 passi, che è della cantina dedicata a Placido Rizzotto, che è un bene confiscato alla famiglia Brusca di Corleone e San Giuseppe Iato, insomma, e c'è una linea di vini del corleonese e dell'Alto Belice che si chiama il vino i 100 passi, che riprende un po' la distanza tra la casa
quindi in passato è la casa del bossettano Badalamenti. Allora, se voi prendete il Vini Cento Passi piuttosto che i Tarallucci di Puglia, piuttosto che il miele o altro, l'olio, ecco, sono diverse cose, tante cosine, ecco, voi troverete un marchio che è Libera, che ha lo stesso logo, ecco perché forse trae anche in inganno, Libera, e però c'è un'onda e sottoterra, Libera Terra. Allora, Libera è una cosa, Libera Terra è un'altra. Libera è la nostra associazione di volontari, il cui lavoro sul territorio è la promozione culturale, il presidio dei territori e quindi, come dire, l'attenzione su ciò che avviene, quindi l'attività di denunzia, il sostegno ai familiari delle vittime di mafia, questo oggi non l'abbiamo detto, e c'è un'altra attività che però non viene molto pubblicizzata, ma la diciamo qua che siamo in famiglia, che è la cura dei testimoni di giustizia. Molto spesso noi, senza dare troppa enfasi e troppo risalto alla cosa, facciamo un po' da scorta civile in talune occasioni a quelli che sono testimoni di giustizia, ci rappresentiamo parte civile nei processi, insomma è tutta un'attività di denuncia e sollecitazione culturale. Le cooperative che gestiscono beni confiscati possono chiedere di aderire ad una organizzazione che a loro serve anche per ragioni opportunamente economiche, cioè creare, come posso dire, canali per la vendita, no? Allora, queste cooperative che sono messe insieme ha dato origine a una struttura che si chiama Libera Terra Mediterranea, Libera Terra. Quindi Libera Terra è l'insieme di quelle cooperative che vogliono essere riconosciute come, come dire, cooperative che hanno delle peculiarità ben precise, l'osservanza estrema della legalità, il rispetto dei principi di tutela degli operai e soprattutto una specie di marchio di qualità sul prodotto. Il prodotto deve essere bio, che deve essere a norma, cioè tutta una serie di qualità. Ecco, allora, queste cooperative che si mettono assieme confluiscono in Libera Terra Mediterranea. Non tutte le cooperative che gestiscono beni confiscati alle mafie sono confluite o intendono confluire in Libera Terra Mediterranea. E nessuna cooperativa che noi abbiamo in qualche modo sostenuto al fine di poter gestire beni confiscati è obbligata a entrare in Libera Terra Mediterranea. È il libro di Cernobbio. Ho detto che arrivava. E questo è per quanto riguarda la differenza tra Libera e Libera Terra Mediterranea. E un'altra suggestione bella che mi piaceva, perché noi ieri qua abbiamo fatto un incontro e io parlavo della mia esperienza nel trattamento dei ragazzi sottoposti a procedimento penale, e quando lavoravo a Gela tra il 90 e il 96 molti di questi erano ragazzi che afferivano alle organizzazioni criminali locali di Cosa Nostra e di Stida, che è un'altra mafia. E questa è una cosa che voglio dire, e so che è difficile anche per me dirla: noi siamo contro la mafia, anzi contro le mafie, non siamo contro le persone. Io, se penso a Giovanni Brusca, mi prudono le mani. Se penso a Gioacchino Calabrò, che ha ucciso una mamma e due bambini schiacciando un pulsante per uccidere Carlo Palermo, e non l'ha ucciso, in quella che è chiamata la strage di Pizzolungo a Trapani. Se penso a quelli che hanno strangolato Giuseppe Di Matteo, mi viene facile dire: non sono esseri umani, sono delle belve. Sì, però nella mia, ma non è solo mia, non è una possessione mia, è di tutta Libera. E come diceva la vedova della gente Schifani, siamo disposti a perdonare purché chiedano perdono, purché si mettano in ginocchio, diceva la vedova Schifani. Per noi l'uomo, comunque, con le sue fragilità e con le sue nefandezze, è comunque anche capace di riscatto. Ieri parlavamo dei nostri ragazzi capaci di commettere reati gravi da minorenni, però poi inseriti in percorsi virtuosi, capaci di riscattare e di ripagare la società. E parlavamo ieri di giustizia
riparativa. Allora, noi non siamo contro l'uomo, noi siamo contro l'azione dell'uomo che determina questo genere di sofferenze. Però se il mafioso riesce a fare un percorso perché aiutato, ed è questa un po' la nostra vera sfida, e capisco che lo sperimento ogni giorno di quanto sia complicato, questo è un aspetto di cui non parliamo molto in giro, però io sul mio territorio, dovendo stare molto attento sia alla mia incolumità e sia per evitare di essere poi triturato dentro le macchine del fango, io tento anche di avere contatti con taluni personaggi, perché dalle nostre parti è noto chi è il boss, chi è il gregario, chi è il picciotto e chi è il killer. A Massala ero con Diego Rizza, il moderatore, e lui è rimasto impressionato dal fatto che in un bar, da noi c'è un po' il gioco, questa specie di pago io. Ha detto: ragazzi, state fermi, non fate sceneggiate, fatemi andare subito a pagare me e poi vi spiego. E ancora oggi me lo ricordava Diego, ho detto: ma che pratica strana che hai fatto, cos'è? Ed era per evitare che altri soggetti pagassero per me, che lì ha dei significati, no? Se io vado a pagare, dicono: no, guardi, è già pagato da quelli. E dover dire grazie per il caffè già comunque mi fanno entrare in una relazione che per me è imbarazzante. Magari queste cose sono più frequenti da noi, che non dove, perché da noi sono riconosciuti, riconoscibili, e fanno di tutto per farsi riconoscere. Allora è come se io intavolassi con loro un dialogo, alle volte anche a distanza, alle volte, come dire, a carambola, e alle volte anche direttamente. E il messaggio è quello, comunque, non condivido quello che fai, non condivido quello che stai facendo per la mia terra. Ciò non toglie che se tu potessi trovare, la dico quasi in chiave evangelica, al di là delle nostre fedi religiose, ognuno di noi può convertirsi a qualcos'altro e pensare che questa terra merita un'azione migliore di quella che stiamo producendo, ma per il bene nostro e per i nostri figli, e libera quello che sta facendo in campagna, nel tentativo di dialogare indirettamente con i camorristi e dire: quando avete avvelenato un'intera regione e oltre, ma non sono anche i vostri figli che mangiano le mozzarelle prodotte dal latte di quelle mucche, se stanno mangiando la schifezza che avete sotterrato, non sono anche i vostri figli, e tutto il danno che stiamo producendo all'ambiente non lo piangeranno solo i buoni. Voi non siete preservati dentro campane di vetro. Il danno economico, sociale, ambientale del nostro territorio tutto, del nostro bellissimo paese, il danno lo piangeremo noi e anche i vostri figli. Allora, è come se tentassimo, ed è veramente difficile, un dialogo anche carambolato con gli uomini, delle mafie, volendo quasi dire loro: riconosciamo che vi siete comportati e vi comportate da bestie, ma vogliamo riconoscere anche una vostra umanità. Noi apriamo, chiudiamo. Prego. Volevo fare una domanda. Se l'idera della zona di Como ha riconosciuto qui a Como magari delle situazioni un po' che non sono molto chiare, tipo, non so, l'ospedale Sant'Anna, o delle cose che funzionano un po', sono anche dai giornali non si riesce a capire bene come funziona la gestione del comune di Como, se fanno le dighe, cioè quelle cose lì che non sono chiare, libera, in che maniera magari le evidenze, in che maniera aiuta a mettere chiarezza in queste cose? Provo a rispondere, nel senso che non è neanche facile, primo perché comunque esistiamo da poco, quindi diciamo casi così eclatanti per ora non ne sono capitati, perlomeno a noi direttamente. Libera è una rete e come rete può contare su risorse diverse. Questo è un discorso che stiamo facendo, è un lavoro che stiamo facendo con tutte le associazioni nostre socie.
che però si sta mettendo in cammino col tempo, ci vuole, per, è una macchina che è un po' un diesel. Cioè il fatto che ognuno competente in varie materie possa essere d'aiuto e mettere a frutto le proprie competenze per trovare situazioni come quelle che lei ha detto. Dico questo perché magari si pensa che Libera è un gruppo di tuttologi super esperti di mafia che vanno a combatterla a spada tratta. In realtà io sono un semplice volontario, esattamente come tutti gli altri del gruppo. Qualcuno di noi per studi ha affrontato e affronta cioè abbiamo alcune persone che stanno studiando il fenomeno mafioso, per cui all'università fanno determinati studi eccetera. Poi ci sono le associazioni, e per cui si chiede ai sindacati di aguzzare la vista su determinate situazioni, ad altre realtà idem. Quindi non è che, magari è una delusione, però non è che noi ci mettiamo a snidare tutte le situazioni. Cioè lei ha citato il comune di Como, visto che ci sono stati questi casi poco concreti, perché la diga sul lago è ferma da, i lavori sul lungo lago sono fermi da anni, noi andiamo a bussare la porta a dire qua c'è mafia, qua fate le cose poco... Cioè, era papale quando gli ha dato il premio all'assessore che ha fatto la diga. Okay. Ti faccio un altro esempio, scusami. Faccio un altro esempio. Almeno dirgli un grazie che hai speso tutti quei soldi e non hai combinato niente, bisogna magari dire. Però mi domando anche se... Cioè, oltre al premio, magari gliene davamo uno anche noi, un tapiro, non lo so, cose del genere. Sì, no, ho capito, però non è neanche, non penso che il ruolo di Libera sia quello di fare da termometro dell'indignazione. Cioè, vi spiego, io francamente non so se quel premio dato a quel determinato tecnico sia meritato o meno, o fosse determinato da un contratto o meno. Non so se lì c'è mafia o meno, come non so per esempio se c'è mafia, per esempio in provincia di Como ci sono stati 3 roghi dolosi in meno di 2 settimane. Ci sono stati 3 roghi in meno di 2 settimane. È mafia quella? Ho il forte sospetto che lo sia, però non posso dirlo fino a che cosa? Fino a che comunque una magistratura non faccia il suo corso e non accerti questo. Cioè anche in un caso come quello, io posso da privato cittadino andare là dal sindaco piuttosto che da quel tecnico e dire adesso giustifica che cosa hai fatto. Però come Libera non posso andare ad accusarlo di essere in odore di mafia perché ha fatto una cosa che a me non sta bene. Esattamente come quei 3 casi che ho citato, che sono successi a Como in via Borgovitco, a Lomazzo e a Pertemate, sono 3 attentati mafiosi, può darsi. Aspettiamo che comunque una magistratura faccia il suo corso e che le indagini si concludano in maniera inequivocabile. Se mi permette, a me fa un po' paura questo, le faccio un esempio. Allora, nel paese dove abita mio fratello, nella Bergamasca, non è lì nella zona, quindi non è. Dovevano fare la discarica d'amianto più grande di Europa, no? E mio fratello ha fatto un gruppo di persone che abitavano lì che dicono se noi abitiamo qui ci fanno la discarica più grande d'Europa, la nostra casa non vale niente, quindi mettiamoci contro. Cioè in un gruppo di persone poi alla fine sono riusciti a fermarli, ma questo prima che si dicesse hanno costruito la discarica di amianto più grande d'Europa, facciamogliela chiudere. Questo voglio dire, forse un'azione... No, questo sicuramente, però credo che quello che hanno fatto tuo cugino, il fratello, è comunque la strada giusta. Cioè ha ritenuto una cosa sbagliata per il suo territorio, non ha demandato a qualcun altro, ma si è messo in prima persona con altre persone. E questo è credo, lo spirito di... che c'è da fare, cioè è lo spirito giusto per di cui armarsi. No, io ti ho risposto così perché tu mi hai chiesto, non siete andati dal tecnico a dire tu non ti meritavi quei soldi, e questo non lo so. Cioè io da cittadino di Como posso essere indignato delle paratie che sono ancora lì, però lo posso fare a titolo personale, a titolo di, cioè se tutto quello è avvenuto
in rispetto ai regolamenti e alla legge, io non posso cavalcare un'ondata di cavalcare un'indignazione popolare di qualcosa che non va, non credo che sia il nostro ruolo. Il ruolo però è quello di sensibilizzare, quello di informare, quello di tenere allerta. È giusto quello che è stato fatto lì per quella discarica in questo caso, cioè mobilitare comunque dei cittadini e mobilitare delle coscienze, cioè questo mi viene come risposta, perché non credo neanche che possano esistere delle super associazioni di paladini dei diritti di tutti, cioè credo che ognuno debba anche fare il suo lavoro e creare al massimo, potenziare quello che è uno spirito di rete, e questo è quello che vogliamo provare a fare. Magari è una risposta un po' deludente, ma è quello che esistiamo anche da solo da poco tempo. Quando ci siamo costituiti, una delle riflessioni che facevamo era che bello, adesso partiamo, facciamo uno sportello per le denunce anonime contro il racket. Non è una cosa così semplice da fare, è una cosa che ti richiede degli accorgimenti, ti richiede una struttura, ti richiede degli accordi con le forze dell'ordine, ti richiede delle modalità operative, c'è anche l'aspetto della quello della sicurezza e dell'incolumità, e quindi quella è un'azione che a me piacerebbe un giorno che Libera possa raccogliere, possa essere anche un centro di denuncia attiva di situazioni di questo tipo, ma la vedo come un passo da compiere, cioè un passo che arriverà dopo aver fatto un certo cammino, sia organizzativo, sia di maturazione, sia di crescita. Nella nostra piccola esperienza, alcune segnalazioni di varie persone, cittadini piuttosto che imprenditori, le abbiamo già raccolte e le abbiamo segnalate a chi di dovere, le abbiamo fatte presente a chi affronta determinate tematiche e chi ha competenze più approfondite di noi. Questo è quello che possiamo fare, credo che sia la direzione umanamente possibile da prendere. Ecco. Aggiungo soltanto che ha detto bene, Libera non è un'entità astratta, aliena, che scende, cioè, Libera è formata dalle persone che compongono il territorio. E quello che Libera può fare è direttamente proporzionato alla forza del territorio, consente a Libera attraverso la partecipazione personale. Cioè, in altre parole, io non posso immaginare che prima che entrasse Libera c'erano quelle quattro persone e io chiedessi a quelli di Libera perché non fate questo, perché non fate altro. È chiaro che la storia personale e individuale e la storia poi del gruppo è una storia che cresce, per cui Libera, che io ho conosciuto 7-8 anni fa, per esempio, nell'arco di un anno, non è sempre sto facendo, magari produceva stimoli culturali attraverso, per esempio, la presentazione di libri e l'incontro con l'autore di quel libro che raccontava la sua propria esperienza. Da lì poi si è passati ad altro e magari il gruppo che appunto fa autocritica costantemente, qualcuno dentro il gruppo, magari lei entra nel gruppo e poi in un momento però di confronto d'insieme dice: ragazzi, però noi possiamo andare qua a fare i promotori finanziari, così dice, delle case editrici, facciamo una cosina oltre, mi risulta questo e questo. Quindi c'è comunque una crescita delle realtà associative di quel territorio e la crescita avviene grazie al contributo di tutti. Oggi noi facciamo delle cose nel Trapanese che io dubito che questo evento debbano fare gli amici di Como che sono Libera da circa un anno, perché se prima non una cosa che noi oggi riusciamo a fare, che è per esempio il contrasto diretto a certi potenti con battaglie ma proprio viso a viso, oggi le possiamo fare perché il riconoscimento, la credibilità, il sostegno che abbiamo dalla gente è tale che non mi fa sentire solo. Se oggi minimamente io sentissi venir meno il sostegno, parlo come a titolo personale,
delle persone che compongono non solo Libra, insomma, tutto il tessuto sociale al di là di chi poi materialmente dice Libra, io certe battaglie dirette, frontali, non le potrei più fare, perché sarei un obiettivo facilmente eliminabile. Non già attraverso la pallottola, perché in questo momento toccare uno dell'antimafia qualsiasi e farlo fuori fisicamente alimenterebbe il movimento antimafia, ne farebbe un santino e sarebbe un boomerang per la mafia. In questo momento la mafia agisce subito alla mente attraverso altri meccanismi. Adesso non vi racconto certe storie perché sarei lungo, però in fango questo momento io fango mediatico giù da noi, dalle nostre parti, io in questo momento, per aver toccato una certa situazione, sono oggetto di costante attacco sulla stampa, no? Locale, regionale e così via, e soltanto il fatto che so di non essere solo mi consente di continuare a condurre quella battaglia. Ma se mi venisse meno il consenso delle persone, io sarei isolato e la mia eliminazione, prima che fisica, sarebbe, come posso dire, morale. Mentre con quella fisica però avrei poi la giustizia no? dell'essere beatificato come eroe dell'antimafia, nella macchina del fango invece non c'è beatificazione ed è il modo migliore per segare il movimento dell'antimafia. Allora, tu puoi fare una battaglia di un certo livello quando sai che hai uno spessore nella tua conduzione di lotta. Poi Libera fa questo, Libera denuncia le situazioni. Ultimamente avete sentito parlare sicuramente del rapporto di Bruxelles sulla questione del terremoto all'Aquila. No? Bruxelles ha fatto un documento e lo ha reso pubblico, e questo documento riporta per esempio che gli investimenti, la costruzione degli come si chiamano? I moduli abitativi sono maggiorati, il costo è venuto maggiorato del 150%. Ok, poche testate hanno detto, ma comunque noi lo sappiamo, che il rapporto di Bruxelles è il rapporto di Libera L'Aquila. Cioè i nostri amici, i nostri compagni di Libera, compagni in generale, non compagni, compagni di strada di Libera dell'Aquila, è da 3 anni che fanno questo lavoro. Hanno redatto un rapporto documentato, e questo rapporto è da Bruxelles. Quindi fa un po' ridere, per Bruxelles ce lo riracconta di noi, no. Ma per senza andare lontano, ti ricordi il caso di Elisa Claps? Il caso di Elisa Claps a Potenza. Questa storia è più un verminaio di quanto non sembri. Non è la storia di un povero deficiente che prima aveva il piacere di tagliare i capelli e poi invece uccideva le ragazze. Lì c'è una storia molto più complessa che coinvolge la Chiesa, non la Chiesa, la parrocchia quella, elementi della Chiesa, della massoneria, adesso sembra oggi sia fissato questa storia qua, cioè, però dico, sono fatti donne Marcello Cozzi, che è un prete di Potenza, che è anche il vicepresidente di Libera, ha camminato proprio di tempo scortato, perché lui ha denunciato dietro i fatti della povera Elisa Claps un intreccio perversissimo, che ancora oggi non si è capito bene che cosa tende a nascondere, tra la Chiesa, i magistrati di Potenza, la maggior parte oggi inquisiti per altri fatti, e esponenti della massoneria. Ebbene, Don Cozzi ha camminato scortato, ma Don Cozzi comunque dietro di sé aveva Libera Nazionale. Dubito che io o lui potevamo oggi andare a toccare quei fili lì senza piangerne conseguenze da qua ai prossimi 10 anni. Quindi diceva lui, forse la risposta è deludente, però non è del tutto deludente, perché ci dice semplicemente che Libera ha bisogno di tutte associazioni, nomi e numeri contro le mani. E poi possiamo fare tutte le battaglie che vogliamo. Più siamo consapevoli, più possiamo alzare il tiro. Però secondo me creare comunque delle occasioni di riflessioni, perché voi probabilmente, come dici, li vedete in faccia, li conoscete, noi c'hanno delle belle maschere. È molto più difficile, no, colpire, però voglio dire, forse riflettere ogni tanto, fermarsi a riflettere su quello che sta succedendo e capirci qualcosa dentro può servire.
l'ospedale, sulle parapie, piuttosto che su tante cose che sappiamo che avvengono e non sappiamo bene chi c'è dietro, perché ripeto, si nascondono anche abbastanza. Questa è una cosa che il libro a voi deve fare. Magari non parte, lancia il resta, attacca, però il momento dell'assemblea cittadina sull'evento, su quello che sta accadendo, sì. A noi recentemente, prima che io venissi su, la settimana scorsa, un gruppo di studenti del liceo scientifico ci hanno chiesto a noi di Libera di aiutarli a capire se è possibile che a 200 metri dall'istituto scolastico del liceo scientifico può sorgere quello che sta nascendo, cioè un grande distributore di carburanti. Ecco, noi non siamo andati l'indomani a fare guerra, no. Ok, facciamo un'assemblea con gli studenti, andremo a parlarne con gli amministratori pubblici, poi andremo a fare un esposto al magistrato, però seguendo delle modalità tali che i ragazzi siano protagonisti, quindi non hanno delegato a noi, andate a guardare. Ok ragazzi, veniamo assieme, abbiamo creato un momento di confronto, lo socializziamo oltre e poi ci rivolgeremo alle persone e ci diranno A, se legalmente questa cosa è fattibile oppure no, B, parlando con l'ASP, con l'azienda sanitaria, se quel sito in quella maniera lì produce, eccetera, eccetera. E questo è un modo per far partecipare i giovani alla vita politica, cioè sapere quello che gli succede a 200 metri, è bello già che i ragazzi se lo chiedano. Ecco, però c'è anche il fatto che noi in Libera non possiamo ora, perché ci intestiamo delle battaglie, perché se cominciamo a dire che tutto è mafia, niente è mafia, e quindi diventa un ulteriore rischio di mistificazione. Mi viene da Tarino. Perché da prima mi alza la mano. No, è giusto una cosa, comunque Libera, io sono un ragazzo di Libera, fa formazione a livello di territorio comune, in varie scuole, andremo in varie scuole a far formazione per Libera. Però una cosa che mi interessava chiedere, visto che si parlava di Libera Trapani, secondo me è un po' come vedere noi tra qualche anno, perché è come avere davanti l'evoluzione dell'associazione nella città. Più o meno. No, comunque più o meno le attività che svolge Libera Trapani, cioè come è riuscita a evolversi durante gli anni, proprio poco, perché sennò tengo tutti fino alle 8. Prima di me intanto c'era un coordinatore che aveva, come dire, una storia personale che era notevole, che appunto è Margherita Asta ed era coordinatrice di Libera. Margherita è la figlia di Barbara Rizzo ed è la sorella di Giuseppe Salvatore Asta, che sono le vittime della strage di Pizzolungo. Probabilmente persone così duramente segnate dalla violenza mafiosa portano una passione che non lascia adito a dubbi. Una ragazza alla quale non ci sono la mamma e i fratellini, non si può pensare che faccia quell'attività perché vuol fare carriera politica piuttosto che speculare in alcunché. E allora questo probabilmente ha dato a Libera nel Trapanese una particolare forza. Ma non era sufficiente questo, che sennò diventava forse più un discorso quasi pietistico, ma il fatto di aver lavorato invece creando consenso e credibilità, perché appunto abbiamo evitato forse quegli atteggiamenti un po' don chisciotteschi e un po', come posso dire, pseudo rivoluzionari ad oltranza, e invece abbiamo creato basi di confronto e a poco a poco abbiamo costretto a scendere a confronto quelle istituzioni forti con le quali sembrava esserci una impossibilità di dialogo. Okay. Oggi il fatto che col colonnello provinciale dei carabinieri, per dire, ci facciamo anche la serata con la salsiccia arrostita è la conseguenza comunque di un rapporto prima istituzionale che abbiamo ricucito, e devo usare questa espressione, ricucito, col prefetto, col colonnello, col questore, col comandante provinciale della finanza, con gli enti pubblici in generale, perché l'altro rischio è quello di essere soli contro tutti. E allora quello che sto cercando di dirvi in altre parole è un lavoro di mediazione e di dialogo. L'esempio faceva lui, mi dice il nome per favore? Roberto. Quando Roberto faceva quell'esempio lì, è una istanza che esprime. Quindi intanto l'istanza va accolta perché approfondisce, comunque genera un dibattito e comunque sollecita delle riflessioni, poi magari si può decidere
non possiamo fare niente, piuttosto che la foto di film, piuttosto che il tapiro. Però è una sollecitazione che viene dal territorio, e se il territorio si rivolge all'associazione è comunque un bene, ed è anche un atto di responsabilità dire: guarda Roberto, in questo modo, per le forze che abbiamo, per quanti siamo e per come siamo messi, non abbiamo la possibilità di essere credibili in un'azione particolare, magari fra 6 mesi sì. Noi abbiamo in Sicilia dei presidi, per esempio, che sono formati da giovanissimi, ma universitari, e la maggior parte di questi, in alcuni periodi dell'anno, non ci stanno nel territorio. Allora magari quel presidio in quel momento lì non può fare delle battaglie di un certo tipo, sono delle azioni, delle attività. Poi magari questi rientrano e allora si può condurre una battaglia di altro tipo. E comunque gli enti, le istituzioni, lo Stato, e legarlo al cittadino, secondo me, in questo momento, secondo me, è il primo obiettivo che deve porsi ogni presidio e ogni coordinamento di Libera. Perché questo qui, tra l'altro, fa sentire, e questa è una cosa che non vi ho detto ancora, ma l'importanza che ha per i magistrati in questo momento la nostra presenza. A voi non, magari non vi arriva notizia, ma in questo momento la Procura di Trapani riceve settimanalmente segnali assolutamente inquietanti, e magari non fanno clamore, perché non è la pistolettata al vetro, non è l'incendio della casa, ma sono piccoli segni che neanche fanno troppo clamore sui media. Esempio, l'ascensore riservato alla procura del Tribunale di Trapani, dove possono sedere soltanto i sostituti procuratori e le scorte, prima che io venissi su pochi giorni fa, aveva il pannello, sono entrati i magistrati per salire di mattina, c'era il pannello staccato all'interno di un'area fortemente presidiata da scorte e da videocamere. La settimana prima, nella stanza di Marcello Viola, il dottore capo, è stata trovata una cimice, la cimice inattiva, ma sulla scrivania, quindi neanche nascosta. Qualche settimana fa la macchina dei Tarondo, di Andrea Tarondo, altro magistrato impegnato in processi di mafia, pubblico ministero, la macchina di scorta e la macchina su cui viaggia insieme all'auto di scorta aveva il cruscotto manomesso e i fili tirati fuori. Sono piccoli segni che in realtà, senza cose eclatanti, ti dicono: guarda, io posso arrivare dove voglio, sulla tua macchina, sul tuo ascensore, sulla tua scrivania. Ma infatti in questo modo crea la cosa peggiore, la diffidenza interna, ed è di una lungimiranza, di un'astuzia, di una perversione questa azione, perché gli stessi uomini di scorta, colleghi fra di loro, cominciano a guardarsi, cioè dicono: scusa, ma tu ieri a che ora sei sceso? Chi è sceso l'ultimo con l'ascensore ieri? Ecco, dice: scusa, sono sceso io, che cosa stai dicendo? E crea, capite com'è perversa questa roba qua? Allora, la nostra presenza in questo momento, lo stare vicini, ma fisicamente, ormai abbiamo un rapporto con i magistrati di Trapani e di Marsala che ci consente veramente la domenica di chiamare e dire: sentite, ci andiamo a mangiare una pizza. Significa uscire con un magistrato e 10 uomini di scorta, ma va bene pure. Magari ti diranno anche no, qualche volta dicono sì. Magari facciamo delle riunioni magari a casa di privati, cioè a case no, nelle case nostre, ed è anche divertente, e in qualche modo li fa sentire anche più umani. Non dimenticate che sino a qualche anno fa, minchia, per adesso bisogna andare a mangiare, ma voi mangiate presto. Oh, insomma, dai, c'è stato un periodo che in Sicilia c'era una proposta, ma seria, che una proposta che voleva che nascessero i villaggi per i magistrati dentro l'area dei tribunali, per evitare che uscissero fuori, per evitare che l'attentato al magistrato compromettesse la vita dei cittadini innocenti, perché il magistrato invece è colpevole di una cosa. E quando c'è stato l'attentato a Carlo Palermo, e Carlo Palermo, mannaggia, non è morto, e invece è morto una mamma e 2 bambini, la città di Trapani è stata ostile al giudice Carlo Palermo. Hai visto? Se non andavi in giro e avessi avuto la casa
dentro il tribunale, questo non sarebbe successo. Allora, essere vicini ai magistrati in termini affettivi gli aiuta a non sentirsi corpi estranei. Allora, Lidia deve fare questi lavori di cucitura. Andiamo a mangiare? Aspetta, facciamo la cerimonia seria che mi dà il libro di cerimonia. Cerimonia seria.